Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo. E stare qui insieme a tutti questi ragazzi, questi adolescenti, insieme al Papa, qual è la sua impressione, la sua idea? Beh, insomma, è la gioventù, è il futuro, è la speranza. Solo che bisogna che noi anziani non deludiamo questa gioventù, perché i problemi della scuola, la disoccupazione giovanile, ma ancora di più la povertà infantile, che oggi al Papa consegniamo questo progetto di togliere la povertà infantile da Milano in 3 anni, che abbiamo appreso a dicembre dalla Caritas, che ci sono 13.000 bambini a Milano che fanno la fame, alcuni non mangiano per tutto il giorno, quindi insomma, noi anziani con i giovani e con i ragazzi ringiovaniamo un po' anche noi, no? E quindi la presenza del Papa ci aiuta ad avere fiducia, speranza, ma soprattutto anche un impegno, perché la sua presenza ci impegnati a cercare di fare una società, un mondo un po' migliore di quanto non sia in questo momento, quindi dobbiamo fare la nostra parte. Questi ragazzi in particolare cosa possono imparare da Papa Francesco? Beh, intanto imparano da Papa Francesco i fondamentali che oggi mi pare che noi anziani abbiamo un po' perso, no? Voglio dire, il senso del rispetto della vita, il senso del dovere, i comportamenti adeguati, diciamo, oggi io ho sempre avuto questa opinione, credo che sia condivisa, ma forse anche una banalità, che oggi se non si parte dai valori, dai principi e quant'altro, se non si parte dai giovani, è un po' come l'integrazione. Gli adulti non si integrano, uno anziano che viene da noi, un adulto, è difficile, e poi nascono questi drammi in giro per l'Europa, ma soprattutto in giro per il mondo, invece i ragazzi no. E quindi se con i ragazzi li orientiamo bene, i ragazzi, e soprattutto io credo la cosa vera non è tanto fare discorsi, è avere esempi, e Papa Francesco è un esempio, perché le cose che dice lui le applica. Come dire, la misericordia, la tenerezza, l'attenzione agli ultimi, le periferie, vado con i carcerati, questi sono esempi, e i ragazzi sono molto più attenti di quello che noi pensiamo agli esempi, perché i discorsi vanno e vengono, ma gli esempi restano. Grazie. Bene. Grazie. Arrivederci. Grazie.